col tubo. Rieccoci nella nostra vecchia cara location, questa volta per parlarvi di Laghi Rosa, video in collaborazione col canale di Giulio Do You Speak Science. Quindi andate a vedere il suo video alla fine di questo, perché lui vi parlerà del motivo scientifico perché i laghi sono rosa. Mentre noi vi diremo dove trovare questi laghi rosa se li volete vedere. I laghi rosa si trovano praticamente in tutto il mondo, di qua e di là. Citiamone alcuni: il lago Retba in Senegal. Se volete vedere questo lago, vi consigliamo di andare durante la stagione secca per due motivi. Il primo è che non ci sono tantissime zanzare, il secondo è perché il colore rosa è più acceso. Se non volete andare fino in Senegal, potete andare in Spagna. Anche qui ci sono dei laghi rosa e si chiamano Salines de Torrevieja. Queste saline sono i laghi salati più grandi in Europa e oggi sono una riserva naturale. Sempre rimanendo in Europa c'è il lago Kuşköy, o almeno il traduttore dice che si pronuncia così, e si trova in Crimea. Se comunque avete voglia di posti esotici, potete andare fino in Azerbaijan per vedere il lago Mazazirgol, che non si pronuncerà così, ma fa niente. E poi c'è il Dusty Rose Lake in Canada, che è l'unico lago rosa non salato. E a quanto pare anche l'unico non veramente raggiungibile, perché si trova vicino a un ghiacciaio. Non ci sono state per arrivarci, quindi vabbè, godetevi la nostra foto. E basta. E grazie, arrivederci. Ma ora passiamo al posto dove c'è un'altissima concentrazione di laghi rosa. L'Australia. E chi meglio di noi può raccontarvi dei laghi rosa australiani, perché abbiamo anche i video, quindi yeah! Entriamo nel vivo dei nostri laghi rosa. Abbiamo scelto una top 5. Sì, perché ce ne sono altri più piccoli sparsi in territori un po' sperduti, ma questi sono facilmente raggiungibili e li possono vedere tutti, beh, quasi. Quasi tutti, vediamo però. Iniziamo quindi dal Hutt Lagoon, che è il primo che abbiamo visto. Ed era bellissimo questo rosa intenso, questo fucsia, era meraviglioso. Avrei voluto tantissimo fare il bagno, ma faceva un po' freschino fuori. E poi non avremmo saputo dove fare la doccia e non volevamo rimanere tutti coperti di sale. E c'è da dire che siamo anche stati fortunati a vederlo rosa, perché degli amici sono passati solo una settimana dopo ed era un normalissimo lago blu. Quindi possono variare. Alla fine ci è capitato anche a noi, sempre in Western Australia? Sì, siamo andati a vedere il Quiradig Pink Lake. E non era per niente pink, ma proprio per niente, zero. Sempre in Western Australia, rimaniamo lì, ma andiamo in direzione South Australia. Infatti sulla South Coast Highway si può vedere un pink lake, che noi non abbiamo visto pink, però a quanto pare ci sono immagini satellitari e altre foto che mostrano appunto le coste rosa. E arrivati in South Australia siamo andati a vedere il Boombunga Lake. Bellissimo nome, bellissimo lago. In realtà era molto bassa l'acqua e c'era il sale rosa oltre all'acqua rosa, ed era bellissimo, tutto luccicoso, tutto che si specchiava in quest'acqua super bassa. Ed è anche molto diverso dal Hutt Lagoon, che infatti era molto acceso come rosa. Questo qui della Boombunga era un rosa molto delicato, molto un carino, un rosa caramella, un rosa zucchero filato. Ci spassa. No! E vediamo in ultimo il lago più famoso rosa praticamente, che se voi cercate il lago rosa vi viene fuori questa immagine di un bellissimo lago rosa accesissimo in mezzo a un'isola. Noi ovviamente non l'abbiamo visto dal vivo perché l'unico modo per vederlo è prendere un volo, esatto, un elicottero che vi porta a fare il tour intorno. E senza neanche farvi scendere, e io ovviamente ci volevo pucciare i piedi nel lago rosa. E questo, oltre ad essere così bello, è anche molto particolare perché è sempre, sempre, sempre rosa, a differenza degli altri che possono cambiare colore e diventare laghi normali. Questo qui pare che anche se prendete l'acqua e la mettete in un container, rimanga rosa. Quindi ora sapete dove trovare la maggior parte dei laghi rosa. Volendo anche in Italia ce ne sono alcuni, ma in realtà sono solo saline che a volte prendono delle svariate tonalità, proprio leggere. Noi non li consideriamo molto laghi rosa propriamente. Il nostro video è finito, ma voi potete continuare a guardare e scoprire nuove cose sui laghi rosa andando a cliccare sul link in descrizione o qui da qualche parte il canale di Do You Speak Science. Se invece arrivate da lì, il vostro lavoro è finito. Ora dovete solo prendere lo zaino e andare a fare una foto a un vero lago rosa. Ebbene sì, vogliamo le vostre foto con i laghi rosa e perché no, mandateci una cartolina, trovate in descrizione il nostro indirizzo, così questo muro si riempirà sempre di più. Grazie a tutti quelli che l'hanno già mandata, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo. Torniamo nella nostra cara e vecchia location per un motivo particolare oggi. Perché? Per parlarvi dei laghi rosa. Questo video è fatto in collaborazione con Do You Speak...
Questo video è fatto in collaborazione con Do You Speak... con Do You Speak Science? This video is made in collaboration with Do You Speak Science? Non riesco a dire comunque. Con Do You Speak Science? Non riesco a... Questo video è fatto in collaborazione con Do You Speak Science? Vedi che adesso lo dico! Per due motivi. Uno, non ve... E si chiamano Salines de Torrevieja. 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 Salines de Torrevieja. 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 E si chiamano Salines de Torreve... Potete andare in Azerbaijan a visitare il lago Mazaz... Ma... Cazzo. Se avete comunque voglia di posti esotici potete andare in Azerbaijan per vedere il ma... Ah!